Superliga di pallavolo. Ok? Penso che è stata una bella mattina, sono cose importanti, sai, per i giovani di oggi, sai, è cambiato tanto negli ultimi anni, quindi è importante il messaggio di oggi. Secondo me la reputazione, come ti considerano gli altri, ti considerano una brava persona, una cattiva persona, un maleducato, un educato. Quanto è importante per te questo? Secondo me tanto, perché se ti fai la reputazione di un ragazzo cattivo, secondo me nessuno ti vuole intorno. Se ti fai la reputazione di una brava persona, qualcuno ti vuole intorno. Esatto. Letizia! In 5 anni abbiamo visitato parecchie realtà e oggi ho trovato un pubblico di ragazzi veramente attenti, merito dei docenti e delle famiglie, insomma, che è evidente che fanno un buon lavoro. E abbiamo visti rapiti dalle immagini e dai messaggi che sono passati e dalle domande che gli sono state fatte, abbiamo visto che stanno portandosi a casa anche i messaggi corretti. Questo lascia ben sperare, perché le future generazioni sono il nostro futuro, quindi quello che dovevamo fare o facciamo lo stiamo facendo. E io per esempio rappresento una realtà che si chiama AbbVie, che è una biofarmaceutica globale, ma il nostro impegno è quello di voler avere un impatto significativo sulla vita delle persone e soprattutto, perché no, sulla educazione, quindi sulla salute dal punto di vista dell'educazione delle comunità, è una nostra prerogativa. E una volta mi è successo che non so se era veramente un ragazzino, mi ha scritto e mi ha detto che aveva 13 anni, pantaloncini corti, e io da lì l'ho subito bloccato e l'ho detto ai miei genitori. Bravissimo! Ma sicuramente è una bella mattinata, perché ho visto dei ragazzi attenti a quello che veniva detto. E quindi un argomento che sicuramente molti l'avranno vissuto sulla loro pelle, magari non hanno avuto il coraggio di parlarne ai genitori e agli insegnanti, cosa che invece abbiamo cercato di suggerire e stimolare i ragazzi a fare, perché può salvare veramente. Abbiamo visto dei video spiacevoli di anche una ragazza che si è tolta la vita per questi spiacevoli eventi, e quindi bisogna sensibilizzare i ragazzi a uscire da questa situazione di difficoltà facendosi aiutare dai genitori, dagli insegnanti e da chi sta accanto a loro.